Mister Rossi, tanto rammarico, insomma, pari preso nel finale in superiorità numerica, un buon primo tempo, il suo cambio con Gambioli all'inizio di ripresa è stato produttivo perché poi è lui che ha aperto di fatto la gara. Ah, abbiamo pensato che era il momento di osare un pochino, visto che affrontavamo comunque la terza forza del campionato, ci siamo presentati un primo tempo un po' più coperti, cercando di andare a... cioè, pensavamo di trovare una squadra che ci avrebbe impegnato un po' di più. E invece ne è uscito fuori un ottimo primo tempo, a quel punto non mi sono sentito di provare ad osare e ci è andata bene. Non riesco a capire perché, però me lo devi consentire, perché ha annullato il primo gol. Il primo gol da vista della panchina sì, è un punto di vista un po' particolare, però insomma non è il primo quest'anno. E niente, siamo qua, siamo vivi, ci siamo tirati fuori ufficialmente da questa crisi, stiamo raggiungendo una salvezza ad ampi passi, che è l'obiettivo nostro primario. E niente, proseguiamo sulla nostra strada, il decimo risultato utile consecutivo. 2001 che con i 2002 ha alzato notevolmente il livello del gioco, l'ha detto lei, 10 risultati utili consecutivi. Ci si poteva attendere qualcosa di più da prima, volendo? Ma io credo che, ragazzi, quello che è successo prima del mio arrivo non lo commento per un semplice fatto che non essendo addentro la situazione spogliatoio non mi sento di dover commentare delle situazioni di spogliatoio che non ho vissuto, quindi prendo quello che faccio da quando sono arrivato io, queste 10 partite, e i ragazzi li ho visti molto motivati, si allenano davvero ai livelli che erano abituati e che conoscevo, che speravo di rivedere. Così è stato. Sì, il contributo dei 2002 è un buon contributo, aiuta magari a compensare qualche lacuna in alcuni ruoli che abbiamo oggettivamente con i 2001, però è vero pure che anche oggi sono andati in campo inizialmente 3 e poi 4 2002, e il resto erano i calciatori del 2001. Insomma, la reazione da parte dei 2001 c'è stata e è stata veemente. Veniamo agli allievi fascia B ieri, vittoria 1-0 importante, insomma, dopo il passo falso contro la Nuova Tor Tre Teste avete ancora 3 punti di vantaggio sulla Lodigiani, avete recuperato proprio sui rossoblu, ora siete a -1, è stata una bella vittoria, ecco. Sì, ieri su un campo al limite della praticabilità, paradossalmente una squadra tecnica come la mia ha tirato fuori tutto il suo sapere e finalmente ho rivisto il carattere dei miei 2002, sono stati straordinari. Ieri hanno voluto la vittoria, consideri che abbiamo colpito un palo sul calcio di rigore, anche lì abbiamo fatto 3 gol oltre a quello e paradossalmente sono stati annullati. Forse questo fine settimana doveva andare così, con qualche rimpianto, con qualche gol da ni, qualche cosina in più potevamo raccogliere. Domanda finale, quanto ha inciso per il campionato suo allievi fascia B il giocare sabato e domenica per i 2002, parlo di Vincenzi, parlo di Gambioli e anche di altri, insomma Turchet che comunque poi c'è stato domenica scorsa. Di Razza anche. Esatto, e quanto allo stesso tempo sarà utile in vista del prossimo anno, quando sarà comunque il loro campionato, questa è tanta esperienza. L'esperienza che stanno maturando alcuni calciatori, io spero che un altro anno la riportino in campionati professionistici, onestamente, perché vorrebbe dire che il mio lavoro è andato a segno. A prescindere da magari un altro playoff disputato con il 2002, che hanno tutte le possibilità e le capacità di poter andare a risalire ulteriormente la classifica, e vogliamo risalire ulteriormente la classifica. Ma quello che mi auguro io dei miei ragazzi è che l'anno prossimo possano calcare campi di squadre professionistiche.